Allora, ciao a tutti, come promesso, volevo farvi un video con la review delle creazioni che ho fatto negli ultimi tempi. Purtroppo la luce è quella che è, e quindi vi farò una carrellata così, diciamo. Intanto comincio da questo che sta qua dietro, che... Allora, vedete il ciondolo granada che avevo fatto con dei colori di turchese. Turchese argento. Dopo non si vede perché, come vi ho detto, la luce... Sì. Poi l'ho montata su un cordino su un cordino di coda di topo, con un moschettino piccolino, sempre in turchese per insomma riportare i colori. Dopo ho fatto questi qua, però devo mettere un foglio bianco dietro perché così magari facciamo meglio, insomma. Scusate, siamo in diretta, non posso, per questioni di luce. Ecco, abbinate al ciondolo ho fatto questi orecchini, sempre granada di Sabin Lippert, con lo schema che c'è sul libro. Perle in poesie, e li ho montati su queste monachelle che adesso vi faccio vedere, che sono monachelle acquistate da non mi ricordo se da Cadoro, no, forse sono le monachelle acquistate in negozio polacco che si chiama onst.pl. Solo che le vendono, sono fatte così, vedete, con gancino, le vendono senza, insomma, con dei buchini per incollare gli strass. E io dopo ci ho incollato dei strass sempre in colore di turchese, sono fatti con un scetto di Swarovski da 8. Le perle bianche di Swarovski da 3 e da 4 mm, e le Rocaille 15-0 color argento della Miyuki. Quindi le ho montate così, e mi piacciono molto come effetto, devo dire, sono molto molto reali, no? Molto eleganti. Poi avevo fatto sempre il granada perché ero indecisa di che colore, avendo solo un rivoli per il ciondolo, ho fatto anche in color oro per provare come venivano in oro. L'ho montato su queste monachelle qua. Avevo anche altre monachelle di quell'altro genere di prima, per incollare gli strass. Però boh, le ho montate su queste monachelle color oro con la fogliolina. Devo dire che anche qua l'effetto mi piace. Non sono molto amante dell'oro, però sembra quasi una filigrana, sempre lo schema di Sabin Lippert. Insomma, effetto è piacevole, come il turchese va bene sì con oro che con argento, si abbina bene. Forse era meglio se aveva anche un color bronzo, ne facevo un altro paio, insomma, giusto per... Poi di cose curiose ho fatto anche questo paio di orecchini con i guffetti, con delle perline rivestite con delle rocaille 110. Vedete, questi orecchini sono... Hanno quattro colori diversi, adesso vi spiego perché. Sono fatti così. Metto a fuoco. Ci metto a fare. Vabbè. Comunque sono questi qua.
Poi ci ho attaccato questo cerno a forma di gufetto, che sono molto carini. Sembrano quasi le caramelle queste perle qua. Sono ricamate con delle To 110 tutte in frosted. Frosted più galvanized silver, sempre della To. Abbinata a questi orecchini ho fatto un braccialettino, sempre con il guffetto, vedete? E con queste perline tutte, adesso lo prendiamo, con queste perline tutte ricamate con delle 110, sempre in colori un po' tenui, frosted. Qua c'è il bianco, che non è un bianco, è il crystal. Color lime, questo qua, giallo, limone, kiwi, questo è light peach, questo qua è un viola, non mi ricordo il nome, e questo qua è un celeste, insomma, quindi questa è una delle parure. Non ve la posso appoggiare perché per motivi di luce, qui ci ho abbinato dei orecchini, insomma. Poi avevo fatto un'altra parure, fatto questi orecchini qua, che sono le palline sempre rivestite, le perle rivestite, le perle da 10 rivestite con delle 110, color turquoise e crystal, e galvanized gold della To. E insomma, che dire, niente. E queste creano una sembra più corta perché c'è la monachella storta, è messa male. E poi l'ho montata su questa catenina con queste coppettine a forma di foglia, ecco. E poi abbinate a questi orecchini ho fatto il braccialetto, sempre a queste righe ritorte, così, con un moschettone a T. Vedete? E insomma, questa è un'altra parure, che questa mi piace molto, devo dire, perché è delicata, poi turchese con oro e crystal si abbina proprio bene. Mi piacciono molto. I orecchini mi sanno un po' di quelle, avete presente quelle onde che trovate sui dipinti damascati? Cioè, mi piacciono molto. Bene. Poi ho fatto questo braccialetto qua, che è fatto a crochet, poi l'ho inserito, vedete qua è venuto un zigzag perché ho inserito male, mi sono sbagliata nella sequenza delle perline, ho interrotto mentre infilavo e questo pezzo qua è venuto in più, insomma, doveva essere spostato. Però vabbè, sono contenta lo stesso perché fa un bel effetto sul braccio. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, è comunque molto graziosa. Ho inserito su una base in ottone da 1 cm, no, da 2 cm. Insomma, mi piace come effetto. Poi avevo a casa delle filigrane di Swarovski, queste qua che comprate anche da, come si chiamano? Bello, da Perles & Co. E non sapendo come utilizzarle, avevo a casa il filo di argento 925
sempre acquistato da Tales & Co. E con la saldatrice ho fatto semplicemente, perché loro qua dietro c'hanno un buchino, un forellino, io ci ho inserito un pezzo di filo d'argento e ho saldato con la saldatrice e la lega per argento che si comprano in negozi, e ho fatto dei orecchini al lobo, semplicissimi. Insomma, una cosa molto disimpegnativa, ecco, si possono indossare un po' in ogni occasione. Poi avevo fatto i cabochon in pasta polimerica, ne ho fatti diversi, ne ho fatti di tre colori. Adesso ve li faccio vedere velocemente, giusto per... Non vi faccio vedere tutti perché comunque sono cabochon delle stesse misure, avendo le formine di questo tipo ho fatto i cabochon di queste misure qua. Allora, li ho fatti questi, che sono un po' di pietra, fanno un effetto pietra, vedete? Che sono tondi. Adesso non mi ricordo le misure, magari una volta che le ho inserite sul mio blog li potete trovare lì. Domani dovrei mettere le foto. Poi di questo impasto qua ho fatto anche questi piccolini, che sono 18x13, mi sa. Hanno un bel effetto, mi piace molto. Poi ho fatto le gocce, sempre di questo tipo, sempre effetto pietra. Poi ho fatto di un altro impasto le gocce turchesi, forse qua si vede meglio le sfumature. Così. Poi ho fatto i tondi turchesi, sempre di questo tipo, vedete? E sempre quelli da 18 e 13. Poi ho fatto rosa, è un rosa particolare, sempre con delle striature sul bianco, così. Queste gocce, sempre in rosa, e sempre questi qua da 18-13 in rosa. In alcuni, adesso non vi faccio la carrellata, lo farò poi quando metto le foto.